Allora, bentornati innanzitutto. Oggi avremo un bellissimo incontro, era fine del libro dei segni, vediamo se riusciamo a concluderlo. Con il discorso appunto sulla prossima glorificazione e l'incredulità dei giudei. Speriamo di riuscire a chiudere, cioè ci proviamo, insomma, magari andiamo un po' più ruspanti oggi, così il mese prossimo, che è aprile, possiamo vedere il libro dell'ora. Il libro dell'ora c'era tre parti, quindi speriamo che a giugno riusciamo a finire. Quindi c'è il discorso di addio, il lunghissimo discorso di Gesù dell'ultima cena, che comincia con la lavanda dei piedi e arriva fino al capitolo 17, 13, 14, 15, 16, 17. Poi sono i due capitoli sulla passione, 18 e 19 secondo Giovanni, che sono bellissimi, sono quelli che si leggono il Venerdì Santo, tutti i Venerdì Santi si legge sempre la passione secondo Giovanni. E poi sono i capitoli 20 e 21, sempre bellissimi, sui Vangeli della risurrezione secondo Giovanni. Quindi questo è il percorso che ci attende un po'. La volta scorsa ci siamo fermati, se non ricordo male, al cieco nato. Faccio scorrere rapidamente le slide, possiamo così riambientarci. Questo era il sesto dei sette segni, l'ultimo lo vedremo se Dio vuole oggi, che è la risurrezione di Lazzaro. E riprendiamo da dove ci siamo fermati, cioè dopo il sesto segno Gesù fa un altro discorso. Questo si proclama durante il tempo di Pasqua, cioè ricordate che nel tempo di Pasqua la quarta domenica dopo Pasqua era cosiddetta domenica del buon pastore. Ora ogni anno vedremo che questo capitolo c'ha due parti, uno che accentua più la porta del recinto e l'altro che accentua più i caratteri del buon pastore. Generalmente la liturgia alterna questi due momenti, perché Gesù è al tempo stesso sia porta, come vedremo, che pastore. Quindi vuol dire che per entrare nel recinto dove stanno le sue pecore, sia come pecorelle che come pastori delle pecore, bisogna passare attraverso di lui, cioè attraverso il sacramento del battesimo nella chiesa cattolica, per essere un po' franchi, e attraverso il sacramento dell'ordine ricevuto nella chiesa cattolica. Questo significa oggi, diciamo così, fuor di metafora. Sarà interessante vedere come lui chiama le pecore per nome. Questa è una caratteristica molto ricorrente nella Sacra Scrittura, no? E ricordate anche il Vangelo che è stato letto durante le messe feriali, in questo primo squarcio di Quaresima, sul ricco e il povero Lazzaro. Il ricco non ha nome e il povero Lazzaro sì. Anche Tolkien ha ripreso questa cosa, per gli amanti di Tolkien, per chi conosce i scritti di Tolkien e appassionato come me del Signore degli Anelli, Gollum, quella creatura che si era pervertita, quell'hobbit che si era pervertito appresso all'anello, a un certo punto non ricorda più il suo nome. Quindi perdere la percezione, perché il nome, abbiamo già parlato di questo, il nome nuovo che conosceremo, ce l'abbiamo già tutti quanti pronto, lo conosceremo, i beati lo conoscono in cielo, designa la caratteristica e la funzione unica che tu hai nella mente, nel progetto di Dio, nell'amore che Lui ha per te, in quello che tu sei chiamato a vivere verso di Lui. Quindi essere chiamati per noi è una cosa importantissima. Poi Gesù dirà: chi sono le mie pecore? Chi sono le pecore di Gesù? Vedremo, no? La celeberrima frase: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Bellissimo. Si è preso una giornata mondiale della gioventù, lo ricordo benissimo, San Giovanni Paolo II, con questa frase: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Di nuovo l'attestazione della comunanza di natura con il Padre: io e il Padre siamo una cosa sola. E infine, qui ci sono una serie po' di highlights del Vangelo, poi andiamo a leggere tutto l'altro insieme, no? Voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Gli increduli. Quindi quando una persona non crede, brutto segno. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Qui Gesù, posso anticipare, che fa riferimento
Questo è uno dei più grandi misteri che esista nella dottrina cattolica. Infatti Sant'Ignazio, grande maestro di spirito nelle sue regole, raccomanda di non parlarne troppo, perché è così, ma è una cosa tanto misteriosa. Non so se avete mai sentito parlare, che ha dato anche luogo a tante polemiche, a tante eresie, a tanti fraintendimenti. Avete mai sentito il termine predestinazione, anche a scuola, tutte le cose luterane, calviniste, eccetera, eccetera, no? Il discorso è questo qui, il problema, noi non possiamo capire bene questo mistero per due motivi. Primo, perché non comprendiamo perfettamente com'è possibile che noi, pur rimanendo realmente liberi, però Dio conosca già il nostro esito. Uno, quindi quello che faremo della nostra libertà. Ed è un problema anche che coinvolge il rapporto tra il tempo in cui noi realmente viviamo e l'eternità. L'eternità, dobbiamo pensare all'eternità come qualche cosa, cioè facciamo finta che il tempo è una linea retta che scorre da qui a qui. L'eternità lo comprende. Quindi, nell'eternità di Dio, ciò che è successo 10.000 anni fa o ciò che succederà tra 30.000 anni è una cosa sola. Quindi quando entriamo in queste dinamiche, entriamo in cosa dice Gesù? Se qualcuno appartiene alle sue pecore, cioè a quelli che andranno in paradiso, voi sapete, no? In questo mondo la Chiesa di Cristo, dice la Lumen Gentium, sussiste nella Chiesa Cattolica. Ma faccio una domanda: secondo voi tutti quanti i cattolici andranno tutti in paradiso, tutti battezzati? E tutti quelli che non fanno parte della Chiesa Cattolica, ipso facto, vanno sbattuti tutti all'inferno, senza appello? Se avete fatto gli incontri del Catechismo degli Adulti, vi ricordate qualcosa? Non è così. Ecco. Allora, la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica, cioè il corpo visibile del Signore ha voluto lui stesso che fosse individuabile ben precisamente, attraverso dei segni molto precisi. Si entra nella Chiesa Cattolica con il battesimo. La Chiesa Cattolica si trova lì dove sono i successori degli apostoli, che sono i vescovi, e il successore di Pietro, che è il Papa. Ok? Quindi la pienezza dei mezzi di santificazione, della verità, dei sacramenti, tutto quello che viene, si può essere, il Signore l'ha voluta concentrare qui. Solo che qua è il problema. Uno, che non tutti quelli che stanno qui useranno bene tutte le grazie che il Signore gli ha dato, perché qualcuno farà una brutta fine. La prova di questo è la vicenda oscura e drammatica di Giuda. Abbiamo cominciato subito, insomma, quindi non è che è una cosa che è successa dopo, abbiamo cominciato subito. Quei poveri disgraziati che non fanno parte senza loro colpa della Chiesa, quindi colpa ce n'hanno se nessuno gli ha mai annunciato bene il Vangelo, non gli ha mai parlato bene di Gesù, parlato bene della Chiesa, entrare nel... Che colpa ce l'hanno quei poveracci? Nessuna. E noi sappiamo che Gesù non è morto solo per i cattolici, è morto per tutti. Voi sapete che tra le tante frasi che ogni tanto suscitano polemiche che ha detto Papa Francesco, vedete che bisogna sempre interpretare in bene. Quando ha detto che Dio non è cattolico, non è che, cioè, non è, quando ha detto che Dio non è cattolico, non vuole dire che la Chiesa vera non è quella cattolica, ma sicuramente intendeva questo, nel senso che Gesù, quando è morto in croce, cioè è evidente, non è che è morto soltanto per noi cattolici, lui è morto per tutti. È chiaro che è più facile, cioè noi abbiamo maggiori mezzi e maggiori possibilità di giungere alla salvezza, perché se uno vive bene nella Chiesa Cattolica non solo salva, diventa santo, diventa come tanti santi canonizzati. Un poverino che sta lontano dai sacramenti, dai mezzi di grazia e dalla pienezza che abbiamo noi, non ce la fa a diventare santo come San Francesco, poverino. Ma non è che, cioè, non è che quello è un dimenticato da Dio, cioè, ma quello è una bestia rara, se non fa parte della Chiesa, ma se non andasse all'inferno e beh, basta. No. Attenzione che quando sentiamo qualche cosa che a prima vista ci fa saltare dalla serie, questo è un principio generale, questo va fatto con tutti. È proprio dovere, bisogna sempre interpretarlo in bene. Poi, quando è fatto da qualcuno che è un po' più importante, il dovere è raddoppiato.
D'accordo? Se poi qualcuno lo interpreta male, è suo affare suo. Il nostro Signore, che conosce le intenzioni del cuore, a suo tempo gli chiederà conto di quello che ha fatto, di quello che ha detto, diciamo così, malamente interpretandolo, no? Quindi il grande mistero è questo, che se noi apparteniamo a quelli che si chiamano i predestinati o gli eletti, queste sono terminologie specialmente della seconda con origine biblica, il diavolo può scatenare pure il finimondo, non ci vincerà, vinceremo noi. Solo che nessuno può sapere, attenzione, questo che bisogna dire, quindi non possiamo sapere. Per quanto riguarda la volontà salvifica di Dio, questo è quello che è sempre, la volontà salvifica di Dio è universale, quindi per quanto dipende da Lui, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Il problema è che perché la salvezza si realizzi, la volontà salvifica di Dio deve incontrarsi con le libertà umane. Quindi sia che uno abbia la pienezza dei mezzi di salvezza, cioè un battezzato, sia che uno stia fuori, deve rispondere e corrispondere alle emozioni, alle chiamate, alle grazie e agli inviti che Dio gli fa. Perché se non risponde, o peggio ancora, le rifiuta, si scrive da solo la sentenza di condanna, che non è quello che Dio vorrebbe. Però Dio già lo sa. Voi pensate, non so, a me fa tanta devozione, no? Voi pensate al nostro Signore Gesù Cristo, che in quanto Dio non poteva ignorare nulla, cioè, ve lo siete mai chiesti? E Giuda? L'ha chiamato, l'ha mandato a fare l'apostolo, gli ha fatto fare miracoli e magari gli è stato un sacco di tempo dietro a cercare di fare il possibile, ma voi pensate, no? Pur sapendo che era tutto, avendo la certezza che era tutto inutile, cioè noi certe volte, umanamente parlando, vediamo qualche cosa e dice, ma secondo me qua non c'è proprio niente da fare, però si sa mai, d'accordo? Noi abbiamo sempre la consolazione del si sa mai. Gesù lo sapeva e ha dovuto fare come se non lo sapesse. Questa è una cosa importante, ma lo sapete perché? Guardate che il nostro Signore è veramente il numero uno, è molto intelligente, Perché il giorno del giudizio universale apparirà non solo davanti alla coscienza della persona, perché dall'altra parte il nostro Signore non si farà dire da nessuno: ah, tu non hai fatto questo per salvarmi. No. Anzi, chi si troverà davanti a Lui vedrà chiaramente tutto quello che Dio ha fatto per salvarlo e come Lui sempre ci ha sputato sopra fino alla fine. E al giudizio universale questa stessa cosa, perché sia glorificata la misericordia e la giustizia di Dio, non l'avete soltanto il diretto interessato, ma l'avevano tutti. E non è che uno lì, come dire, non potrà contestare perché Dio con la sua autorità dice stai zitto, qui comando io, silenzio. No, ma perché non ci saranno argomenti per contestare. Perché sarà talmente evidente che cosa ti vuoi contestare. Quindi tutto quello che noi adesso qui in questo mondo viviamo nell'oscurità e nella fede non sarà così. Adesso andiamo, detto questo, andiamo un attimo a vedere però i testi biblici in questione. Allora, eccolo qui, il capitolo 10. In verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta ma vi sale da un'altra parte è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Io vi invito, fin da adesso, a fare attenzione a conoscere la sua voce. Il verbo conoscere, che in greco è sempre lo stesso della volta scorsa. In greco non è la conoscenza come la nostra, in greco è oida, quindi conosco
profondamente, vedo dentro, so bene chi è. E attenzione, non soltanto Gesù conosce, ma le pecore, oidasin tenfone autu, cioè conoscono bene la sua voce, cioè sanno distinguere la voce di Gesù dalle altre voci. Consiglio per gli acquisti, spot pubblicitario. Ultima puntata, poi sarà la prossima venerdì, del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo, che è iniziato il tema delicatissimo del discernimento degli spiriti. Conosciamo, noi sappiamo distinguere la voce di Dio dalle altre voci. Quali sono le caratteristiche? Le pecore, oidas in tenfone natura, conoscono bene, la sanno distinguere, la sentono, l'avvertono, è Lui. Quindi è un passaggio molto molto importante questo qui. Un estraneo invece non lo seguiranno, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Attenzione, ricordate che l'altro aspetto del conoscere è una conoscenza profonda che porta all'amore. Un estraneo io lo conosco, cioè dovremmo dire non oidasin, dovremmo dire il verbo ginosco, ginoscusin, sì, conoscono come noi conosciamo le persone che incontriamo per strada, insomma, capito? Buongiorno e buonasera si dice tra noi, quello sì, ma ti conosco in questo modo e ti reputo un estraneo, cioè non uno degno della mia conoscenza approfondita e del mio amore. Sono sfumature, perdonatemi queste cose qui, cioè io purtroppo dici, ma dovete fare un atto di fede, perché però ve le dico, perché vedete, attenzione, guardate chi legge il greco. Il versetto 6 dice: Gesù disse di cui loro questa simone di te, ma essi non capirono. Attenzione che il verbo è, questo è in greco, è ginosco, quello che vi stavo dicendo prima, cioè non compresero con l'intelligenza quello che stava dicendo, perché Gesù li stava portando molto in profondità, loro stavano cominciando a scervellarci per capire qualcosa. Questo è un tema tipico di San Giovanni, cioè la forma più alta di conoscenza, secondo San Giovanni, tutto quanto il filone della scuola francescana, non è la conoscenza meramente intellettuale, ma è la conoscenza affettiva. La forma più alta di conoscenza qual è? L'amore. È l'amore che ti fa conoscere una persona. Certo, se una persona non la conosci, non la puoi amare, quindi la conoscenza è il primo step, ma la conoscenza profonda sia solo con l'amore. Anche qui, da buon parroco, il nostro rapporto con Gesù com'è? Perché vi dico subito, la stragrande maggioranza della gente non lo conosce proprio. Quindi o lo ignora incolpevolmente, oppure peggio ancora non lo vuole conoscere. Molti cattolici ne hanno una conoscenza molto vaga, ma ginosco, d'accordo, quindi molto sfocata, e molte volte una conoscenza completamente distorta, cioè si sono rifatti il Vangelo e la religione a propria immagine e somiglianza, quindi secondo quello che ci sta nella testa loro. Qualcun altro lo conosce abbastanza bene, discretamente, ha studiato, tra virgolette, si è ben formato anche da un punto di vista dottrinale. Io conosco tante persone di questo, quindi se ti parla, se ti rende anche ragione della sua fede, ammappa questo, cioè, bravo, ma siamo ancora a un livello, ha mai pregato quello veramente? Perché chi conosce veramente il Signore è chi lo ama. Chi lo ama, a Roma dicono col cuore. Se non parte l'amore, tu stai sempre dinanzi a Dio con una conoscenza che non è adeguata. Questo nel Vangelo di San Giovanni è proprio uno dei temi clou, perché San Giovanni è l'innamorato, l'apostolo vergine. Il discepolo si autochiama il discepolo amato. Ma perché il discepolo amato? Guarda che abbiamo già parlato di questo qui. Gesù ama San Giovanni e gli altri no, no.
Questo è amor che annulla amata, ma perdona, cioè è discepolo amato perché è discepolo che, corrispondendo all'amore di Gesù, è in grado di prendersi il suo amore. Perché per poterlo ricevere l'amore, tu lo devi volere, lo devi ricambiare, lo devi vivere in questa dinamica. Quindi se rimani da un punto di vista di gnosco, quindi di conoscenza, non capisci niente. Perché specialmente in questi passaggi, vedete il verbo che usa Gesù, oida, cioè non ti sto dicendo, si dice, ma che significa che il pastore conosce le pecore, lo conosco, ma che significa sta roba qua? Che è? Cioè, che sta di acqua cacca, acqua calda, che significa questa cosa qui? Quindi non colgono. Ecco. E qui Gesù comincia a spiegare, io sono la porta delle pecore, anzitutto. Versetto 7. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. E poi c'è la famosa frase, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quindi qui Gesù si presenta come mediatore. Più avanti dirà, quando a San Tommaso, nel lungo discorso da Dio, dice, Signore, mostraci il Padre, ci basta. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno entra tra le mie pecore in senso forte, quindi quelle che mi conoscono e quelle che io conosco, quindi quelli che mi amano e quelle che sono da me riamate, se non attraverso di me. Quindi, la mediazione sua, che sappiamo continua nel corso del tempo e della storia, tenete sempre presente che quello che Gesù dice di sé in quanto persona, oggi lo dobbiamo trasferire, ma veramente trasferire, alla Chiesa, suo corpo e sua sposa. Questo è un passaggio complicato, d'accordo? Perché se lo dice di Gesù, vabbè, Gesù è Gesù. Trasferirlo alla Chiesa, dal momento che la Chiesa è fatta di uomini, e non sempre sono, come dire, assolutamente impeccabili o infallibili o incorreggibili o indefettibili o cose di questo, diventa un pochino più difficile, ma è così per sua scelta. Oltre che porta, io sono il buon pastore, ecco, e il buon pastore è colui che offre la vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Sappiamo bene chi è nascosto dietro il lupo, no? È un mercenario e non gli importa delle pecore. Qui ci sono tante considerazioni da fare, ma generalmente sono considerazioni da fare per suscitare gli esami di coscienza di coloro che rappresentano, da pastori con la P minuscola, il pastore con la P maiuscola, quindi penso che qualcosa, insomma, lo possiamo già capire, no? Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me ed io conosco il Padre, e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle che devo guidare ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Vedete? Ho altre pecore che non sono di questo recinto. Qui probabilmente Gesù fa riferimento in primis al recinto di Israele, anche quando parla dei mercenari, di quelli che sono venuti prima di lui, c'è tutta quanta la tematica veterotestamentaria, quanti ce ne sono stati, insomma, no? Di falsi cristi, di falsi profeti, poco prima che venisse Gesù, nell'episodio a cui fa riferimento anche un passo del Vangelo, c'erano dei tizi che poi Pilato li aveva messi tutti quanti in croce sulle mura di Gerusalemme, degli pseudo messia che si presentavano come cristi. Cioè, nell'Antico Testamento sta pieno di falsi profeti, basta leggere il profeta Geremia, il ciclo di Elia, una montagna di cose. Quindi qui probabilmente fa riferimento Gesù al recinto di Israele, quindi dice ce ne sono altri, noi, che vengono dal paganesimo e che dovranno diventare tutti quanti un solo gregge, un solo pastore. Evidentemente questo è poi, come tutte quante le parole di Gesù, cioè degli strati sempre più ampi di applicazione. Oggi
sicuramente questa parola è da intendere nel senso della volontà del Signore, che sia le pecorelle disperse dietro a 100.000 come chiese o comunità ecclesiali, sia anche disperse nel mondo, formino una grande unità, una grande famiglia di Dio. Anche questa è una cosa che certamente accadrà nei tempi e nei modi che il Signore sa, insomma, che allo stato attuale pare abbastanza lontano, no? Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. E attenzione, questo è un tema tipico del Vangelo di San Giovanni: nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo, questo comando ricevuto dal Padre mio. Attenzione, questo è un passaggio molto importante. La preghiera eucaristica che abbiamo fatto a messa questa sera, la preghiera eucaristica 2, quella più breve, ma che viene introdotta da un passaggio importante. Nella vecchia traduzione si diceva egli offrendosi liberamente alla sua passione, nella nuova si dice egli consegnandosi volontariamente alla sua passione. Ma liberamente o volontariamente è la stessa cosa, lo vedremo anche quando ci arriviamo. San Giovanni è l'unico che, quando vanno a catturare Gesù nel Getsemani, ci ricorda che vanno, Gesù dice chi cercate? Sono io, tutti giù per terra. Sono io sono, l'abbiamo già visto tante volte che erano in conti precedenti, no? La seconda volta sono io, nel senso, sì, io sono Gesù di Nazareth, quindi non uso la struttura. Se dunque volete me, lasciate che gli altri se ne vadano. Cosa significa? Che se lui non avesse voluto e se il Padre non l'avesse disposto, non si poteva fare niente. Dice, ma dietro questo, lo sto dicendo in continuazione questi giorni, nelle catechesi, nelle cose, stamattina la telefonata, anche, cioè c'è una grande consolazione. Per questo non vale solo per la vicenda di Gesù, questo vale per tutto quello che accade. Se Dio dice di no, è no. Okay. E se Dio dice di sì, è sì. Se Dio lascia fare, vuol dire che bisogna che si lasci fare. Questo non fa trasformare il male in bene o il bene in male, perché il bene rimane bene e il male rimane male. Giuda non ha fatto bene a tradire Gesù, ma il tradimento di Gesù è stato usato, tra virgolette, da Dio per la nostra salvezza. Ma nessuno a Giuda deve fare un monumento o pensare che sta in paradiso perché ha cooperato all'opera della redenzione. Questa è una bestemmia, ok? Ecco, quindi questo è molto importante. Passiamo al capitolo seguente, o meglio, alla sezione seguente. Velocissimamente. Ok. Il settimo segno, Lazzaro. Lo conosciamo tutti quanti più o meno l'episodio, è un episodio bellissimo. E nelle domeniche di Quaresima del ciclo A questo si legge questo come ultimo Vangelo della quinta domenica di Quaresima, se non ricordo male, ma vorrei ricordare bene. E allora, anche qui c'è di nuovo quello che ho appena detto. Gesù esordisce, dice prima, allora, che vada da Lazzaro. Qual è il contesto? Allora, Gesù da Lazzaro non c'è voluto andare prima. Quando gli dicono altri che c'è Lazzaro che sta male, lui non ci vuole andare. Quando arriva, faccio già il commento perché tanto più o meno lo conosciamo, gli dicono, ma se tu fossi stato qui Lazzaro non sarebbe stato morto. Ma lui non c'è andato apposta perché voleva che Lazzaro morisse e voleva che rimanesse 4 giorni nel sepolcro, perché se avesse voluto, infatti tutti stupivano, dice, ma come, questo era il suo miglior amico, voi sapete che Lazzaro, Gesù ha vissuto anche questo, Lazzaro era senza dubbio proprio l'amico di Gesù, proprio l'amico, dice, ma come, ha guarito mezzo mondo, mo sta a morire l'amico suo e lo lascia morire. Vedete tutte le cose, certo. Allora dice, questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio venga glorificato. Anche qui, certamente, nel caso di Lazzaro,
Questo si è verificato in maniera eclatante, ma noi queste parole dobbiamo prendercele e mettercele qui, perché queste sono applicabili a tutto quello che ci accade. Questa sofferenza, questa malattia, questa situazione, questa cosa qui, per i figli, non è mai per la morte. Ma come non è per la morte? Quello, guardate, che pare che l'altro avesse avuto una malattia bruttissima, quindi che l'abbia consumato in mezzo a dolori lancinanti, brutti, capito? Dici, ma che ti dà di? Cioè, e pare che sicuramente Lazzaro, no? Come per dire, cioè, lo sapeva che Gesù era il suo migliore amico, non si sarà chiesto, ma questo com'è che non viene? Anche le sorelle, poi Marta e Maria gli dicono, ma non muore più bene Gesù. Cioè, capite? Sono le cose che penseremo tutti quanti, però questo è il grande salto. Io spero, mi ripeto, quando tra 100 anni sono andato via di qua, voi sarete ancora vivi perché vi camperete fino a 200 anni, speriamo, ve lo auguro, questo deve restare. Perché se questo resta, cioè se noi, basterebbe questo, che sia ben radicato nelle nostre anime, che la vita è un'altra cosa. Cioè, nel senso che non è che non capiti, che non ti vengono le tegole in testa, ti continueranno a venire, ma non ti spaccheranno la testa, a differenza di quello che accade comunemente. Quindi, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. Vero, ma io non sono voluto stare qui. Allora, dovete sapere, questo è proprio un principio generale, no? Quando andremo dall'altra parte, state sicuri, ci sono delle cose che il nostro Signore ce le risparmia, cioè dei mali che potrebbero capitarci, noi non lo sappiamo qui, e che le nostre preghiere, le preghiere degli altri, tutte altre cose, ce li hanno risparmiati. Tu non lo sai proprio, quando andrai dall'altra parte lo vedrai. Altre cose non ci vengono risparmiate, ma ci accadono, però nostro Signore ci libera, ci pensa Lui. Forse noi le veniamo a conoscenza, o forse ci colpiscono in qualche modo, ma invece ce ne sono altre che il nostro Signore non ci risparmia, perché vuole che noi, con il suo aiuto, provvediamo e ci poniamo rimedio. Altre cose ci capitano, e Dio fa in modo che né ci pensa Lui e né tu ci puoi fare niente, te le tieni perché te fanno bene. Più o meno questa è la tipologia. Nessuna di queste è senza motivazione, e gli effetti del bene che ci fanno queste cose noi raramente ne siamo consapevoli. Ma nostro Signore sa bene quello che fa. Spero che queste cose lo Spirito Santo vi aiuti a interiorizzarle, ve le faccia ricordare, ma non perché le dico io, le sto ripetendo, le ho imparate dalla vita e da tante altre cose, no? Quindi non è che sono cose mie. Ecco, qui poi parte la parte centrale del Vangelo. Io sono la risurrezione e la vita. Credi tu questo? Allora, qui, capite? Se si vede il dialogo, Gesù dice, vabbè, tuo fratello è morto, tuo fratello risorgerà. E risponde, certo che risorgerà, io sono una buona israelita. Anche gli israeliti, a differenza dei sadducei, credevano nella risurrezione della carne, e spero che ci crediamo tutti quanti. Io racconto sempre, che chi se la scorda, l'esperienza da giovanissimo prete, quando portai la comunione a un malato della parrocchia del centro della Latina. Una delle primissime volte, c'avevo tanti capelli, c'avevo ancora il viso più tirato, insomma, sai, la prima volta uno non è che era nato imparato, no? questo stava tanto male, stava, diciamo, si dava la mancata di uomo, dico, ma coraggio, dico, certo la vita terrena è tanto misera, sta carcassa si va disfacendo, poi meno male che ci sarà la risurrezione della carne, che bello, guarda, no, certo, ecco, andiamo in chiesa, diciamo il credo, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà, amen. Guarda, ma speriamo un po' così, cioè, che proprio comunque, hai capito, questo è probabilmente una persona che andrà a messa per la vita, ha fatto catechismo, tutte le cose,
cascato proprio dalle nuvole, capito? Quindi non è che si possono dare troppo per scontati, quindi ci crediamo nella risurrezione della carne, perché insomma non è che tanto, cioè, dice, dice sì, non ci siamo capiti, io sono la risurrezione alla vita, credi tu questo? Ecco, lei risponde sì. Quasi a insinuare, insomma, no, che il miracolo della risurrezione di Lazzaro, con tutte le altre cose, i segni che Gesù ha fatto, poggiano sempre su una realtà di fede, perché Dio opera con noi in misura proporzionale anzitutto alla nostra fede. Ecco. Poi Gesù si commuove, si turba profondamente, anche qui, poi scoppia in pianto, no? Anche qui gli esegeti, perché ha pianto Gesù? Certo, c'è una considerazione umana, sicuramente non da disprezzare, perché non è una considerazione umana disprezzabile. L'affetto e l'amore per l'amico. Certo, può esserci stato anche questo. Ma qualche interprete ha detto, a mio avviso, molto opportunamente, quello è il pianto del figlio di Dio incarnato sull'orrore della morte. La morte è la negazione di Dio, è proprio, Dio non ha creato la morte, dice il libro della Sapienza, non gode per la rovina dei viventi, cioè lo spettacolo della morte. Cioè, a me è capitato qualche volta, l'ho raccontato, no? Specialmente d'estate, magari una persona moriva, voi sapete che devono passare le 24 ore, no? Magari se te morite sabato sera, quindi la domenica troppo tardi, magari il lunedì, poi devono venire i parenti il lunedì pomeriggio. Ma te capita di andare a fare una benedizione alla salma che purtroppo già dopo un po' di tempo comincia a entrare nel processo di decomposizione, insomma, se è capitato, è dura, cioè, quindi è una bella penitenza, perché insomma, è brutto, è proprio brutto. Cioè, a volte insomma cominciano poi a. Avete visto, no, che comincia a uscire tutta la roba dalla bocca, dal naso, quindi è proprio una cosa proprio brutta, è proprio una cosa dove Dio non c'entra proprio niente, insomma, no? Quindi l'avversione che Gesù, proprio non so, in quanto uomo Dio, provava dinanzi a questa cosa, e unitamente alla coscienza, che non ci pensiamo a questo qui, no? Che anche Gesù sarebbe dovuto entrare nella morte, cioè ci immaginiamo. Gesù aveva 33 anni, un giovanotto, cioè io sono diventato prete a 33 anni, quando ho incontrato quello, avevo 33 anni, ero un ragazzino, insomma, no? Quindi nel pieno vigore entrare nella morte, quindi vivere su di sé, cioè in maniera veramente impressionante, e nella forma insomma allucinante che ha vissuto lui, la tragedia della morte, che noi non avremmo dovuto mai conoscerla. Cioè, non bisognerebbe piangere tanto i morti. La morte, noi lo sappiamo, è un passaggio, ma bisognerebbe piangere la morte, cioè nel senso che e la morte piangerla non tanto in sé, piangerla perché la morte ce la siamo andati a cercare, purtroppo. Quindi la morte è, come dire, l'attestato supremo della nostra stupidità, la dimostrazione lampante di quello che abbiamo combinato noi. Sapete, cioè, a volte capitano delle disgrazie e gli uomini un pochino, chiamiamoli stolti con un eufemismo, che non sanno quello che dicono, dice è successa quella disgrazia, e Dio dov'era? Io ho sentito qualche volta dire questa cosa, no? La sensazione della croce, dico, insomma, capite? Cioè, Gesù ha detto in croce, perdonali perché non sanno quello che fanno, non sanno quello che dicono, non si rendono conto di quello che dicono, no? Quindi si commosse e si turbò profondamente. Forse è anche dietro questo pianto, qualcuno ha detto, a Gesù è costato fare questa cosa, cioè far soffrire tutti questi suoi amici, fargli passare la morte di Lazzaro, lasciare Lazzaro solo, perché doveva fare questo come ultimo segno, perché Gesù questa cosa la doveva fare, perché tutti quelli che poi l'hanno messo in croce, cioè voi immaginatevi, insomma, quelli che hanno visto la risurrezione di Lazzaro,
ci sarà stato qualcuno dei di quelli del Sinedrio che 2 settimane dopo hanno fatto il finimondo? Cioè, che capite? Cioè, che cosa vuoi dire dinanzi a una cosa di questo genere? Vedremo poi che paradossalmente fa la risurrezione di Lazzaro, il giorno dopo la condanna a morte. No, 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 adesso questo è veramente troppo. Se questo non lo facciamo fuori subito, gli vai a dire tutto Israele. Cioè, anziché, cioè, questo è proprio il dramma dell'ostinazione, della stupidità del cuore umano. Cioè, però vedete che Dio, questo noi dobbiamo fare come lui, mi raccomando, da buoni cristiani. Cioè, Dio non si lascia, cioè non dice, ma guarda ste bestie, ma che lo faccio a fare? Ma lo faccio a fare per andare a fare piangere da tutti quanti, ma io lo lascio perdere, lasciali. No, non lo fa. Cioè, capite? Dio per quanto sta in vivo, tutto quello che deve fare, poi se tu te lo metti sotto i piedi, questi sono ulteriori carboni ardenti sul tuo capo. Pensate, no? Applichiamo i nostri rapporti col prossimo, insomma, quello non si merita niente. Tu fallo. Ma mi dirà che calci in faccia. Non ti preoccupare che Dio non è diventato cieco. Sì, d'accordo? Dobbiamo prendere esempio, cioè abbiamo sempre Gesù come... Che cosa ha fatto lui? Sapeva quello là che sarebbe successo, ma l'ha fatto lo stesso. Noi non dobbiamo guardare le nostre azioni soltanto nell'ambito circoscritto di questi 4 giorni che ci abbiamo da vivere sul pianeta Terra, capite? Cioè, le nostre azioni ci avranno un riverbero, cioè quando noi ci presenteremo davanti al Signore non è la stessa cosa se tu hai fatto il bene o hai fatto il male. Se ti sei pentito del male, il Signore ti perdona, ma non ti dirà bravo davanti a tutti. Perdonatemi, no? Ma se tu hai fatto come lui, allora dirà bravo davanti a tutti, E quelli che in vita ti hanno disprezzato, ti hanno preso in giro, ti hanno maltrattato, calci in faccia, che faranno voi? Cioè, il proverbio popolare un po' cinico, no? Che dice ride bene chi ride ultimo, è un po' cristiano, C'è una bellissima testimonianza di Jason e Cristalina, sta su YouTube, sulla purezza. I giovani di oggi, no? Fanno gli splendidi, eccetera, destra e sinistra, no? Quindi sfasciano tutto prima del tempo. Dice, prendono in giro chi conserva la purezza, la castità, e arriva ancora oggi, e c'è ancora chi arriva oggi, al matrimonio come Dio comanda. E lei dice, poi però arriva il giorno del matrimonio e i giorni seguenti al matrimonio, quando vi si è fatta una bella vita, una bella famiglia, serena, distesa, allora chi è che ride? Tutti gli sfottò che ti sei preso, tutte le prese in giro, tutte le cose, tutti quelli che ti hanno irrisi, allora tutti zitti, perché c'è chi semina vento che raccoglie tempesta. Famiglie sfasciate, vite distrutte, eccetera, eccetera, in continuazione. Cioè, chi ha seminato grano raccoglie pane. Quindi, cioè, è sempre così. E noi dobbiamo sempre avere questa apertura mentale ad ampio raggio, che è proprio tipica della nostra fede. Ecco qui. Questa frase, lui che ha aperto gli occhi al cielo non poteva far sì che costui non morisse, lo dicono i presenti. Questa è proprio la classica frase, tenete presente che Lazzaro è uno dei Vangeli che si legge durante i funerali. Questa è la classica voce del prendersela col Padre Eterno. Perché è morto? Ah, proprio l'amico suo. Dice, ha aperto gli occhi al cieco, no? Il sesto segno. E perché non ha fatto in modo che questo non morisse? Quindi capite quanto è istruttivo, no? E poi vedremo il termine, Lazzaro vieni fuori, quindi tira fuori Lazzaro dal segno, è un grande segno, ecco, però meno grande di quanto si pensi, perché Lazzaro, quella non è una risurrezione come la risurrezione di Gesù dalla morte, Distinguono gli esegeti, quella è una rianimazione, d'accordo? Certamente una rianimazione più grande, no? Perché Lazzaro era morto veramente, quindi Gesù
Come ha fatto a far risorgere Lazzaro? Ha fatto una cosa molto semplice. Ha chiamato la sua anima a rientrare dentro quel corpo e l'ha ricostruito. Punto. Però non è la vittoria sulla morte. Gesù risorto l'ha vinta la morte. San Paolo dice: Cristo risuscitato dai morti, non muore più la morte e non ha più potere su di lui. Lazzaro, non so se lo sapete, poi è diventato vescovo, adesso sapete che Papa Francesco, ve l'ho già detto, ha fatto un'unica festa nel 29 di luglio, quindi non c'è sta più Santa Maria Maddalena e Santa Marta, che poi tra l'altro Lazzaro è rimasto fuori, Lazzaro è diventato vescovo ed è morto martire dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù. Maria, che è la stessa di Maria di Magdala, se n'è andata in Francia, e c'è la grotta di Maria di Magdala a Marsiglia, è stata penitente per tutta la vita, se avete visto che è sempre rappresentata con i capelli lunghi, nuda, i capelli che la coprono, che sta pregando su una roccia davanti a un crocifisso, quella è realtà. Ecco. E Marta ha fatto la brava ragazza, continuando a fare la Marta solita, probabilmente, esatto, rimanendo comunque in Terra Santa, no? Ecco, questa è un pochino la storia. Adesso andiamo a leggere, come sempre, andiamo a vedere un po' il testo biblico. Ecco, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che sparse, vedete, di profumo il Signore gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Ecco perché è identificata con Maria di Magdala. Attenzione, questo episodio non è descritto nel Vangelo di San Giovanni, ve lo ricordate, l'abbiamo letto? Questo lo descrive San Luca e non dice che quella donna si chiamava Maria, ma dice una donna di quella città, e stavano lì, una peccatrice, andò e cosparse e asciugò i piedi. Quindi il collegamento sta qui, e c'è anche il collegamento che questa è la sorella di Marta, sempre Luca, Marta e Maria, e di Lazzaro. Ecco perché San Girolamo già aveva ricostruito perfettamente, diciamo così, questa cerchia di persone, no? Le sorelle mandarono dunque a dirgli, gliel'hanno mandata a dire, guarda che colui che tu ami, vedete, l'amico tuo, è malato. All'udire questo, Gesù disse, questa malattia non porterà alla morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio venga glorificato. Qui mai abbiamo già commentato queste frasi, no? Gesù amava Marta, sua sorella, e Lazzaro. E quando sentì che era malato, uno rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Non è vicino. Diamo, no? Calma. Poi disse ai discepoli, andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero, Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Ecco una bellissima frase di Gesù. Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Ricordate anche la guarigione del cieco nato, finché sono nel mondo, io sono la luce del mondo, io sono venuto per ridare la vista ai ciechi e per toglierla a quelli che pensano di vedere, no? Quindi c'è questa bellissima immagine, il giorno e la notte, un altro tema tipico del Vangelo di San Giovanni, di giorno si fanno le opere sante, di notte si fanno le opere non sante. Chiunque fa il male odia la luce, non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere, no? Voi sapete questa cosa, terribilmente i satanisti fanno tutte le loro cose rigorosamente di notte. D'accordo? Proprio, cioè non è una cosa tanto detta tanto per dire, quindi per fare un po' di poesia, no? Purtroppo. Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Di nuovo non capisco, quindi comunque Gesù come paragona la morte al sonno. Le preghiere eucaristiche ricordo del Signore dei tuoi fedeli che si sono addormentati nel segno della fede e dormono il sonno della pace. Sapete che cumitorion in greco, i cimiteri ce li siamo inventati noi, cimitero significa dormitorio. E l'inumazione ce la siamo inventata noi, perché i pagani, se andate a Pompei e vedete i cimiteri pagani, ci stanno le urne cinerarie, i pagani gli davano fuoco, mo pagani ci siamo ridiventati pure noi. Qui non c'entra niente con questo argomento, ma
questo è un altro problema pastorale, perché voi sapete da quando la Chiesa ha, come dire, resa lecita la cremazione fatta non però in sfregio al dogma della risurrezione, come tuttora molti atei e laicisti fanno, si è andata diffondendo questa prassi in mezzo tra non pochi fedeli, anche quando non c'è nessun motivo. Tant'è vero che la Congregazione della Dottrina della Fede è intervenuto con un documento, ovviamente controfirmato dal Papa, dicendo: ehi, dice, sì, è vero che non è peccato fare questa cosa se non è fatta in sfregio, ma noi siamo cristiani, ce li siamo inventati noi, cioè l'inumazione e anche, come dire, la devozione, l'amore che si hanno verso le tombe, non in senso foscoliano ovviamente, ma in senso cristiano, con la sua valenza simbolica, l'incensazione del cadavere, del risultato funerale, l'aspersione con l'acqua benedetta, cioè sono cose non da nulla, sono un'espressione, certamente non è che se tu ti fai cremare e dici: io non ci credo, che il mio corpo, non è che il nostro Signore per farci risorgere c'ha bisogno degli atomi, anche se il corpo sarà il nostro, però capite, una persona che è nata 4.000 anni fa veramente poi è rimasto un mucchietto di polvere. San Massimiliano Maria Colbe, che veramente poveraccio l'hanno bruciato vivo perché l'hanno siringato e poi l'hanno messo dentro il forno crematorio, che fa, quello non risorge, non è questo, però la valenza simbolica è importante, cioè per noi i segni sono importanti. Quindi è chiaro che se c'è una necessità non è la fine del mondo, se c'è una pandemia, se sta la peste, che devi fare una cosa del genere, ma se non c'è nessuna necessità è da preferire sempre la, come dire, perché sono diventati noi, d'accordo? Proprio come espressione del fatto che la morte corporale è un sonno, cioè il corpo sicuramente si decomporrà, ma è destinato ad essere ricostruito, e noi questo lo esprimiamo con questi gesti di onore e di amore che abbiamo anche verso i corpi dei defunti. Ecco. Vabbè, scusate le piccole parentesi, queste sono, c'è sempre il cuore di parroco dentro gli incontri. Allora Gesù dice: attenzione, dice, se si è addormentato si sveglierà, dice, vabbè, quindi è morte apparente. Gesù aveva parlato della morte di lui, e si invece pensavano che parlasse del riposo del sonno, quindi che l'altro sta a fare la dormita. Allora Gesù dice, vedete, la pazienza, no? L'altro tema giovanneo, che Gesù va sempre su e quelli stanno sempre giù, ogni tanto li piglia con pazienza e dice: uè, fate uno sforzo, no? Ecco, facciamo una piccola cosa. Lazzaro è morto ed io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate. Sono contento. Andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli, queste sono le uscite un po' così degli apostoli, diciamo, tra l'entusiasta e anche un po' quasi, insomma, quasi l'infantile, no? Perché dice: andiamo a morire con lui. Se andiamo là, ci stanno i giudei che lo vogliono lapidare, qua ci fanno secchia tutti quanti, quindi vabbè, se lo dici tu, andiamo tutti quanti a morire con te. Ecco. Arriva Gesù a Betania, lo trova, che era già nel sepolcro. Betania è molto vicina a Gerusalemme, purtroppo ci siamo voluti andare, ma uno spettacolo, c'è ancora la tomba di Lazzaro a Betania, proprio scavata. Il cunicolo, ci si può entrare dentro, è uno dei posti belli, insomma, da vedere. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri. Molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarla per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. E Maria invece stava seduta in casa. Vedete come la scena: Maria seduta e Marta sempre iperattiva. Quindi Marta parte in quarta come al solito, no? Ecco. Disse a Gesù: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. E lei gli dice: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Credi in me, anche se muore vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? E lei gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria e ci andò, perché Gesù gli aveva detto: mamma ha chiamato sorella, il maestro è qui e ti chiama, dice Gesù. Udito questo, ella si alzò e subito andò da lui.
Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, vedete, si gettò ai suoi piedi. Maria faceva sempre questo, sempre gettarsi ai piedi di Gesù, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gli dice la stessa cosa. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lui, con lei si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Signore, viene a vedere. Vedete, il primo pianto di Gesù sembra motivato dal contesto del Vangelo, dalla sofferenza di queste sue amiche che dicono: quanto abbiamo sofferto, se ci fossi stato tutto, stata la gente non sarebbe successo. Pensate anche, io amo molto pensare a questa cosa, cioè quando il Signore ci dà una croce per il nostro bene, Lui soffre. C'è un passo delle lamentazioni del profeta Geremia, ve lo trovo se volete, quando lo lessi fu proprio una rivelazione. Anzi, siamo al capitolo terzo, il versetto, quello che ci interessa sono il 32 e il 33. Allora, qui c'è tutto quanto un contesto, ci sono prostrato nella polvere, il Signore mi ha umiliato, mi ha messo in questa situazione, eccetera, eccetera. E però finisce così. Buono è il Signore con chi spera in Lui, comincio a leggere dal 25, con colui che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene per l'uomo portare un gioco nella sua giovinezza. Sieda costui solitario e resta in silenzio, poiché egli glielo impone. I momenti in cui Dio ci mette con la bocca nella polvere sono i momenti più dolorosi ma i più belli della nostra vita. Ponga nella polvere la bocca, forse c'è ancora speranza. Porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni. Poiché il Signore non respinge per sempre, ma se affligge avrà anche pietà secondo il suo grande amore, guardate, poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Contro il suo desiderio, cioè, se dipendesse da Lui, noi non sapremmo manco cosa sono le croci e le sofferenze. Ma siccome sono necessarie alla nostra salvezza, Lui ci domanda, ma proprio come Gesù, piange. Sapete che le mamme buone, quando devono dare lo schiaffo al figlio, glielo danno. Io le ho conosciute, mi dice la madre, se devo intervenire, do uno schiaffo a mio figlio, dopodiché vado in bagno, chiudo e piango. Ma se glielo devo dare, glielo devo dare. E glielo devo dare perché gli voglio bene. Ecco. Sono belle cose da ricordare queste, perché Dio è veramente così. Quindi il primo pianto di Gesù è questo. Poi ce n'è un altro. Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Quando si trova davanti al sepolcro, Gesù scoppia in pianto. E anche qui, la prima interpretazione, vedi come lo amava. Ecco, guarda come lo amava. Quindi, prima per il dolore delle sorelle e poi per il suo amore verso Lazzaro. E qui, alcuni di loro: ma lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che questi non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si reca al sepolcro, e poi lo sappiamo tutti quanti quello che è successo, no? Quindi morto esce, eccetera, eccetera. Velocissimamente, subito dopo, vedete, alla fine del capitolo 11, allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, qui attenzione anche, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un uomo solo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Attenzione a quello che nota San Giovanni. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per unire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Questo è Caifa. Caifa non era un santo sommo sacerdote, come appare chiaramente dopo. Eppure, lui ha detto una cosa con un'intenzione cattiva, ma l'ha detta perché era sommo sacerdote.
Dio c'era dietro quell'intenzione cattiva, cioè, vedete? Cioè, uno fa una cosa malvagia, ma Dio la prende e la trasforma in una profezia drammaticamente reale su quella che sarebbe stata la morte di Gesù. Nel capitolo dodicesimo ci sono due episodi, però non ce la facciamo a vederli oggi. Dobbiamo vedere la prossima volta, se no diventa troppo pesante. Mettiamo punto. No, non possiamo andare troppo di questo. Un altro quarto d'ora dopo è troppo. Beh. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.